concetto di arte come comunicazione, aggregazione, condivisione è sicuramente diciamo alla base di tutti noi artisti, diciamo. Ovviamente se si dipinge su un supporto si vuole comunicare con qualcun altro, specie se poi lo esponi. Sicuramente crea aggregazione perché la gente viene a guardarlo, e nel mio caso specifico appunto la mia, diciamo, poetica è quella della metropoli, della città, quindi di una città come Milano che respira. Per esempio questo quadro che abbiamo alle spalle si chiama Il respiro della città in cerchi concentrici, e quello che volevo esprimere con quest'opera era appunto la similitudine tra l'albero, che è una forma vivente ma che in realtà si muove lentamente, e così è anche la città. L'opera che ho realizzato per Puzzle for Peace è La tessera mancante, che appunto sono 9 pezzi di puzzle assemblati, che poi saranno assemblati in totale con tutti gli altri pezzi di puzzle, quindi disegnate da altre persone con altre tecniche, e quindi creando una comunione di stili, di modi di pensare differenti. Caso in un carcere di alta sicurezza a Lecce, quindi abbiamo cercato di fare dei prodotti semplici. Le detenute cuciono questi capi e realizzano delle borse veramente uniche. Sono contenta di sapere che c'è un progetto che riguarda le detenute del carcere di Lecce. Sono venuta appositamente per questo. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso da quello che ho visto, perché insomma conosco Aleandre, le cose che fanno loro insomma difficilmente non mi piacciono, sono sempre belle, quindi questa cosa del puzzle come supporto è una cosa nuova e che a me sinceramente è piaciuta molto, e insomma spero che si usi di più, perché è una bella, è un bel supporto, mi piace. Conosco l'artista e lo seguo da anni, così, e bravo. Le borsette sono molto particolari, quindi è una cosa che secondo me ci sta molto in un ambiente del genere.